Spirito di Dio, tu che porti avanti la Chiesa, plasmandola nella diversità, vieni. Con questa invocazione allo Spirito Santo, il dono pasquale per eccellenza, Papa Francesco ha concluso l'omelia della Messa nella solennità di Pentecoste, celebrata in piazza San Pietro alla presenza di più di 70.000 persone, tra le quali membri dei movimenti di rinnovamento carismatico che sabato pomeriggio hanno partecipato alla veglia al Circo Massimo. Uno spirito che realizza sempre cose nuove, ha detto il Papa, fa dei discepoli un popolo nuovo e crea in loro un cuore nuovo. Il popolo nuovo è unito dallo spirito nelle differenze, ma per far questo vanno superate due tentazioni. Cercare la diversità senza l'unità, come quando ci si chiude nei propri particolarismi, ci si definisce cristiani di destra o di sinistra prima che di Gesù, custodi della verità che si ritengono i migliori. Oppure cercare l'unità senza diversità, con l'obbligo di fare tutto insieme e tutto uguale, in un'unità che diventa omologazione senza libertà. Invece l'unità dello Spirito Santo, ha spiegato Francesco, è uno sguardo che ama tutta la Chiesa, perché gli uomini e le donne di Chiesa sono uomini e donne di comunione, uniti anche nel cuore nuovo che Gesù dona ai discepoli nella sua prima apparizione da risorto. Lo Spirito è il primo dono del risorto e viene dato anzitutto per perdonare i peccati. Ecco l'inizio della Chiesa, ecco il collante che ci tiene insieme, il cemento che unisce i mattoni della casa, il perdono, perché il perdono è il dono all'ennesima potenza, è l'amore più grande, quello che tiene uniti nonostante tutto, che impedisce di crollare, che rinforza e rinsalda. Il perdono libera il cuore e permette di ricominciare. Il perdono dà speranza, e senza perdono non si edifica la Chiesa.